polpette al sugo, uno dei miei piatti preferiti. Non sono difficili da fare. Facciamoli insieme. Prendiamo del pane raffermo e mettiamolo in acqua a bagno. Poi nel frattempo in un contenitore mettiamo la carne, un uovo, dell'aglio tritato, sale, pepe e grana padano. Poi prendiamo la mollica di pane, la strizziamo ben bene e la inseriamo nel composto. Cominciamo poi a mescolare con le mani, ad impastare finché l'impasto non sarà bello asciutto e appiccicoso. Facciamo delle palline e le mettiamo in un piatto. A parte prendiamo una pentola d'acciaio, ci mettiamo un filo d'olio, mettiamo l'aglio, il pomodoro, il basilico e incominciamo ad inserire le polpette una alla volta finché non saranno finite. Mettiamo il sale, copriamo per una ventina di minuti e poi impiattiamo. Questo è il risultato, sono buonissime. Squisite con il sugo si può condire la pasta.